Quid est veritas, Claudio? Eam audis. Eam cognoscis quando dicitur. Ita, audio. Num et tu? Quomodo. Potes me dicere? Si non vis veritatem audire, nemo tibi dicere potest. Veritas. Vis meam veritatem cognoscere, Claudia. Revelionis uprimebam in ac statione remota undicim annus. Si hunc non condemnabo, sciu caiaphas seditionem initiaturum esse. Si ita condemnabo, discipuli eius initiabunt, uter libet sanguis effunditur. Caesar me monuit, Claudia. Bis monuit. Vice proxima. Ipse iuravit sanguis erit meus. Eces mea veritas. Dr. Nicholas Pinter. Or should they say John Chuck? I'm Nicholas Pinter, I'm from New York. Spare me the acting. You're good, much better than the others. The American accent is a nice touch, but you're not perfect. You should have changed your name earlier. I'm Nicholas Pinter. I'm Doctors Beyond Borders. I know about that, Mr. Doctor Beyond Borders. I made the mistake of letting you go once. Now think before you answer. How long have you been following me? Doctors Beyond Borders, we don't take sides. Are you alone? I'm here for the summit. I'm here for the summit. I'm from New York. My name is Nicholas Pinter. I believe you. Bury him. What's your name? Voiteva. Your Monsignor preaches subversion. He betrayed his country, which is also my country and your country. Monsignor Kurovsky has only spoken about sacred things in this church. This is the last thing your priest will see before he realizes that the life he dedicated to sacred things has been nothing but an illusion. It's awful being placed in front of nothingness, isn't it, young priest? What you call nothingness, I call everything. Where you see darkness, I see light. When you say destruction, I say salvation. Goodbye, Voiteva. What did you say your first name was again? Karol. Karol. And don't you forget my name. Julian Kordek. Benvenuto, colonnello Feuerberg. Heil Hitler! Sie können sich setzen. Accomodatevi. Colonnello Feuerberg. Il nostro coraggioso pilota. È un piacere vederla di nuovo. Anche per me. Bravo, non credevo che mantenesse la sua parola. Le medicine sono arrivate in tempo. Il nostro generale adesso sta molto meglio. Ne sono felice. Mi dica una cosa. Per quale motivo, dopo aver compiuto la missione, non ne ha approfittato? Non capisco che cosa intende dire. Poteva puntare il suo apparecchio verso la Svizzera. Perché sarei dovuto andare in Svizzera? Non lo sa. Ho sentito dire in giro che lei è ebreo. Mi sembra un buon motivo perché io debba lasciare il mio paese. Io sono un italiano. Colonnello. Lo so, lei è un ebreo particolare, ha fatto la trasvolata fino a Tripoli. So tutto della sua azienda, delle sue frequentazioni. Mi hanno detto che questo edificio contiene dei veri tesori. Mi accompagni in una visita, signor Tellio. Prego.